Allora, mi hanno detto innanzitutto io vi faccio complimenti per il nuovo film e il nuovo questo premio che le hanno dato a Toronto dall'Italia Oh, World ma Cup sono una bella Fame. stella, come dice Esatto. Giannini, ce l'ho messo per terra dove tutti possono far pipì e buttarci sopra. Com'è andata? Come è stata questa esperienza? Ma è stata un'esperienza molto emozionante perché comunque in Canada solo a Toronto ci sono 600.000 italiani Quindi. e quindi ti ritrovi un po' con quegli italiani veramente italiani, gli italiani che hanno lasciato questo paese per realizzare un sogno e ci sono riusciti, la maggior parte di loro sono imprenditori multimiliardari, quindi che hanno avuto un grandissimo successo ma non hanno dimenticato le loro origini, anzi sono talmente amanti dell'Italia che hanno trasformato Toronto con una Piccola piccola Italia, Italia. quindi trovi un po' di tutto, ti sembra di stare in Italia, non ti sembra di stare, ci sono le televisioni italiane, ci sono le radio italiane, proprio per non dimenticare quella che è la nostra cultura. E quindi, a parte logicamente l'emozione di avere un riconoscimento così Così importante, importante. poi alla fine è stato bello anche, molto emozionante dividere loro, sentire i loro racconti, condividere le loro esperienze. Bene, e lei è oltretutto anche qui in Italia, oltre che a Toronto, molto amatissima dal cinema italiano, oltre che essere una bellissima donna, io sono emozionatissima ora a parlare con lei, avrei l'onore di intervistarla. Quali sono i consigli che può dare a chi come me sta cercando di intraprendere questa carriera che è così difficile? Innanzitutto essere coerente con te stessa, mai violentare quelle che sono le tue convinzioni per piacere agli altri, perché questo ti snaturalizza e poi ti fa partire già in perdita. Quindi se tu sei. Io ho avuto successo nella mia vita e sono partita, ho detto non mi fidanzerò mai con un attore, mai con un regista, mai con un produttore e poi non mi spoglierò mai. E ho mantenuto la mia, a parte queste che sono stupidaggini. Ma ho mantenuto quello che era la mia cosa, io ce la dovevo fare per quello che veramente volevo e quindi non mi sono mai tirata indietro, ma non volevo neppure fare questo lavoro, per me è stata una cosa che è il lavoro che cercava me. Poi alla fine è logico, quando fai la prima trasmissione, la seconda trasmissione, la prima pubblicità, la seconda, la terza, poi cominci a fare le partecipazioni nei film, capisci che questa forse era la tua strada e cominci a farlo in modo serio e soprattutto. E serio, però restando sempre te, non facendo prevalere l'attore, ma facendo prevalere sempre la La persona. persona. E diciamo, lei è una bellissima donna e la bellezza probabilmente è un fattore non fondamentale nel cinema in questo mestiere, sicuramente importante ma non fondamentale. Lei come mantiene la sua bellezza così viva? Innanzitutto cercando di mangiare Bene. bene, innanzitutto dicendo Sì. grazie a mamma, perché poi comunque Sì. sai, per tutto quello che è, poi alla fine devi ringraziare quello che è il tuo DNA e quelli che sono i tuoi genitori. E poi cercando ovviamente di avere una vita sana, Sì. quindi cercando di mangiare bene, cercando di non fare tutto quello che poi alla fine ti porta a un invecchiamento precoce, come non vado mai a letto struccata, cerco sempre di struccarmi, poi uso pintalate di creme. Adesso questo è l'acido ialuronico della Planters, proprio mi ci faccio il bagno, cercando di ritardare al massimo tutto quello che è la forza di gravità. Che poi non si usa per niente, posso assicurare. E quindi noi abbiamo. Lei ora mi parlava delle creme Planters, abbiamo una piccolissima cosa in comune, avere ricevuto in tempi diversi la fascia di Miss Cinema e quest'anno mi ha permesso di conoscere il brand Planters e di diventare la loro testimonial per la linea naturale di Younger Aloe Vera. E anche io mi sono trovata benissimo con le loro creme e quindi questo ci ha permesso di conoscerci in questo momento perché anche lei è la testimonial della Io linea Younger sono quella, Forever. sì, quella un pochettino più No, da mantenere, diciamo, lei è quella. questa Però cominciare con una crema, perché poi l'invecchiamento non è che comincia, era tu.
comincia da prestissimo, quindi devi educare, devi educare. Io già metto la crema alla mia bambina, sì, comunque sì. Devi educare, la pelle comincia ad invecchiarsi il giorno in cui noi nasciamo. E di conseguenza mantenere e cominciare a usare delle creme idratanti buone, come quelle da Planters, comunque sono delle creme naturali, senza nulla di chimico dentro, quindi che possono usare anche i bambini. Ti aiuta a mantenere, ti aiuta ad affrontare i tuoi 40 con meno ansia e soprattutto con meno interventi chirurgici. Anche i 20. riusciamo ad affrontarli bene, no, beh, anch'io ho provato le creme della linea naturale, anche sono veramente buone. E anch'io ho avuto un'educazione come quella che lei sta dando a sua figlia, di iniziare a mettere creme fin da quando sei piccolini. Grazie mille. Grazie a te. Lei è bellissima, è brava. Ancora non lo sa, però lo scoprirà.